Ciao ragazzi, oggi si va in una scuola a Seregno a fare la lezione di calisthenics ai giovani ragazzi. Tra poco arrivano gli altri, si stanno cambiando. L'argomento di oggi sarà sulla handstand. Facciamoli provare la verticale, vediamo che livello sono messi, vediamo se avranno il coraggio di fare certi esercizi base. E niente, mettiamoli un po' alla prova. Verticale, quali sono i muscoli che lavorano principalmente? Sì. Polsi, sì. Le spalle, sappiamo che la parte del cuore lavora, ma principalmente lavorano i polsi e le spalle. È facile. Non spinta ma l'incasso, è anche più facile tenere, perché se sto già in verticale è più difficile, e più se spingo faccio ancora più fatica. Spin 1 e 2. Quando vado a fare le cose dinamiche, allora spingo con la spalla, perché mentre sono già in spinta e faccio una cosa dinamica, devo spingere ancora il doppio e faccio molto più fatica. Quindi la tecnica dell'incasso con gli occhi, devo sempre guardare le mani. Le mani non fate la verticale così, perché è avanzati, così è difficile. Devo sempre guardare con gli occhi, leggermente i pollici, così non troppo, perché se guardo troppo inizio a perdere la schiena. Così, se guardo troppo inizio a perdere la schiena, quindi guardo leggermente i pollici, così, e raddrizzo la schiena. Fai le spalle. Così. Normale e progressione. Quindi cambia solo la zona lombare che lavora. Stiamo provando la frog stand. Primo esercizio di controllo. Vediamo chi riesce. Sbilanciati più avanti. Ah no, troppo forte. Rallentate con lo slancio. Dai uno slancio costante. Stoppalo. Diamo uno slancio costante, ragazzi. Nessuno saprà mai chi sono. Sai qual è il mio nome? Ok ragazzi, passiamo allo step successivo, venite qua. Non è il mio telefono, non è che... Ok. E per oggi è tutto, la lezione è finita, ho perso la voce, ho dovuto gridare un botto. Quindi allenare a scuola è abbastanza dura, perché più che altro farsi ascoltare è difficile. Quindi me da professore non so se ce la farei. La vita da professore è veramente dura. Meglio fare l'allenatore, dai. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate il tasto like, ci vediamo alla prossima.